L'oscura faccia del sé quando il narcisista uccide è il titolo dell'evento organizzato presso l'ex conservatorio Santa Croce di Altamura da Leggere Edizioni APS con Confartigianato Donna Impresa nell'ambito della Settimana delle Scarpette Rosse promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Altamura. È stato presentato il libro Narcisismo Mortale, il caso di Giulia Tramontano di Roberta Bruzzone e Laura Marinaro. Approfondimenti e dibattiti su un tema attuale, la prevenzione dei femminicidi e il riconoscimento delle dinamiche del narcisismo patologico, partendo proprio da uno dei casi di cronaca che hanno fatto più scalpore. A parlarne la giornalista e coautrice del libro Laura Marinaro e l'investigatrice privata Luciana Manco. Questo libro è nato proprio con questo intento, non solamente raccontare la storia, tant'è vero che è uscito prima della fine del processo che si avvia verso la conclusione il 25 novembre, ma proprio per la prevenzione. Quindi un libro nel quale, in un dialogo serrato tra la parte del racconto che ho fatto io, puntuale ovviamente delle udienze, con le trascrizioni delle udienze, e la parte della psicologa e criminologa Roberta Bruzzone, proprio che focalizza su quelli che sono i segnali per riconoscere un narcisista maligno e soprattutto tutti gli stereotipi di genere da eliminare e quindi evitare di incorrere in quello che poi è in corsa Giulia. Nei reati spia, come ad esempio lo stalking, la figura dell'investigatore privato può essere molto importante perché aiuta la vittima a raccogliere le prove e quindi poter sporgere denuncia con delle prove che possono essere utilizzate anche poi in sede di giudizio. E quindi il nostro compito è anche fare prevenzione in un certo senso perché andiamo a gestire la situazione insieme alla vittima in maniera tale che possa tutelarsi.